presenterò alcune idee, alcuni appunti sul convegno in inglese, perché innanzitutto perché mi è più facile, ma poi perché essendo un convegno internazionale forse conviene anche aprire il discorso a altre lingue. Parlo a nome del comitato scientifico, ma non veramente, sono i miei appunti diciamo personali, riflettendo sul perché di questo convegno, perché questo tema del transito e del campo di transito sia così importante oggi e perché si adatta così bene al caso di Fossoli. Transito. Il comitato scientifico cercava un tema e una serie di questioni per affrontare appunto la riflessione su fossili e inserirli in un campo più ampio. Quindi in un ambito storico, ma con varie eco anche rispetto all'era contemporanea. Che cosa significa oggi quindi proporre fossili come sito della memoria, ma anche come centro di ricerca? E in particolar modo quanto il caso di fossili può essere adatto sia alla cartina e agli archivi della contemporaneità? Ebbene, abbiamo già ascoltato varie ragioni per dare una risposta a questa domanda, sia questa mattina che ieri. E credo che comunque possiamo muoverci in diverse direzioni. Innanzitutto, per prima cosa, da una prospettiva esterna, ma anche rispetto a una prospettiva interna, sicuramente il campo di fossili si inserisce benissimo nella storia della Shoah e per la sua dimensione europea, ma anche, come abbiamo sentito, per tutta una serie di situazioni che non si sono ancora capite. La dimensione europea, ma anche i modi complessi in cui l'Italia si inserisce in questa storia e a un livello ancora più locale, il ruolo svolto dalla regione, le comunità, le reti che si sono intersecate con la storia del campo qui a Fossoli, nell'ambito sempre della Shoah. Quindi si tratta di tante piste di ricerca che chiedono ancora risposte. Oltre a questo c'è anche una presenza simbolica molto potente e incisiva di Fossoli, e anche questo si percepisce anche lontano da Fossoli. Quindi Fossoli è conosciuto soprattutto, credo, grazie alle pagine di Primo Levi, che lo hanno reso famoso al di là delle frontiere italiane, in Se questo è un uomo. E credo che non sia un caso che Liliana Picciotto, ad esempio, e altri proprio abbiano anche ripreso alcune delle parole di Levi. In questo contesto Fossoli è un esempio, è emblematico, quindi di una rete estremamente complicata di centinaia di campi fascisti, non fascisti, non visti, campi di concentramento, campi di sterminio, campi di internamento, di lavoro coatto, e c'è tutta una varietà quindi di campi che sono stati utilizzati per questa varietà e molteplicità di scopi. Quindi ci sono anche tantissimi campi che non erano, per così dire, visti, ad esempio a Bolzano, nei Paesi Bassi, alcuni che sono stati anche poi classificati come analoghi anche al caso di Fossoli, quindi campi di transito, e che facevano comunque parte di un insieme di reti e di luoghi che facevano parte sempre dell'universo concentrazionario e che quindi venivano utilizzati nell'ambito di una ampia e articolata rete. E quindi sappiamo appunto che c'era proprio un'ampia rete di campi che si estendeva ben al di là di quella che fu la prima idea nel dopoguerra del sistema concentrazionario simboleggiato dal campo di Auschwitz. Quindi ci furono tante categorie di campi che creavano questo universo concentrazionario che serviva a varie funzioni, ma l'importanza di Fossoli va al di là anche di questo.
va anche al di là del fatto che appunto il sistema nazista è stato visto come un sistema chiuso. E non sempre è stato riconosciuto il fatto che invece i campi di concentramento come categoria, come forma di internamento e contenimento delle persone avevano una storia che si estendeva anche prima del regime nazista, della seconda guerra mondiale, poi appunto anche del regime nazista esso stesso, ma anche dei gulag. Nicola Labanca e Michela Ceccorulli hanno svolto ricerche in questo senso, ma anche altri ricercatori hanno mostrato come la storia dei campi risale sicuramente fino già alla fine del 1800, e quindi ci sono già tracce di luoghi come campi. Quindi c'è tutta una storia rispetto ai siti e agli spazi utilizzati come campi, quindi che forgiano anche la storia degli stati e delle nazioni moderne. Inoltre abbiamo sentito che Fossoli ha avuto anche un'altra storia poi al di là della storia dell'universo concentrazionario nazista, perché appunto poi ha avuto una storia stratificata, complessa di utilizzi e riutilizzi e anche di non utilizzi, per così dire, di disuso, perché c'è stato proprio anche un periodo in cui non è stato affatto utilizzato, anzi quasi semi abbandonato. Come abbiamo sentito, c'è stato quindi un campo di prigionieri di lavoro, ma un campo anche fascista per varie categorie di prigionieri, antifascisti, quindi nazifascisti, campo di deportazione, campo per ebrei, campo di prigionia per fascisti dopo la guerra da parte degli alleati. Ma anche appunto c'è stata l'esperienza di Nomadelfia, quindi di un campo per orfani, e poi anche quindi tutto quello che ha citato Marx. Quindi ci sono state varie funzioni, poi è stato anche in parte smantellato, riparato, ricostruito. Quindi si tratta di fasi essenziali della sua storia che noi appunto cerchiamo di costruire, quindi siti di morte, siti di internamento con un forte potere, quindi luoghi che hanno sicuramente riforgiato tanti destini, luoghi poi che sono stati, anche se vuotati o abbandonati, sono rimasti comunque parte integrante di tutta una storia, ed è per questo che dobbiamo analizzare questi campi. Quindi sono tutti questi gli aspetti che ci hanno spinto a scegliere questo tema, quindi un approccio orizzontale all'interno della Shoah, ma anche poi più verticale rispetto proprio a una estensione molto più ampia nell'arco storico, e quindi un arco spazio-temporale in cui Fossoli si inserisce, ma non solo. Credo che queste dinamiche possono essere quindi sussunte sotto il termine di transito. Quindi transito è un concetto che ci guida e che ci porta a individuare vari modelli, varie tipologie di situazioni che poi ci consentono di andare a concentrarci poi sulle specificità. Quindi ad esempio sappiamo che Agamben ha coniato proprio un epigramma che riguarda il fatto che il campo era il campo, quindi era proprio un nomos della modernità. Quindi il campo in sé per sé personificava proprio una sorta di stato di eccezione, una esclusione applicata, caratterizzato anche da disciplina politica, rappresenta qualcosa di essenziale e quindi come proprio schema della modernità. Ma se adattiamo la nostra prospettiva, come stiamo cercando di fare in questi giorni insieme, già da ieri, lo faremo fino a domani, il concetto di transito è anche una categoria alternativa o quasi complementare a quello che Agamben ha in mente, perché transit si associa anche alla mobilità, alla contingenza, al qualcosa di temporaneo, una soluzione temporanea anche a schemi migratori di movimento, quindi coglie un altro aspetto della modernità che si basa sulla liquidità, così come definita da Bauman, quindi che caratterizza tutta la postmodernità, una sorta di limbo, di sospensione. E quindi vediamo che questo concetto poi si sviluppa e si dipana in varie forme, anche che riguarda anche coloro che sono apolidi, cosiddetti
pari anche che vengono espulsi o fuggono da stati anche dittatoriali o regimi totalitari. Quindi questa è un'altra prospettiva possibile per appunto concentrarsi sulla modernità del concetto di transito. Quindi forse oggi viviamo in un periodo di modernità transitoria, forse molto di più di quanto l'idea di Agamben esprima con il suo concetto di campo come luogo di assassini, luogo chiuso, luogo appunto che personifica anche una coercizione politica. Quindi il concetto di campo oggi ci spinge anche una doppia prospettiva rispetto alle migrazioni. Da un lato la migrazione è una sorta di impulso alla libertà, non solo contemporanea, ma vediamo che da oltre un secolo questo è un elemento che caratterizza tutta la storia moderna. E quindi vediamo che questo si ricollega ai richiedenti asilo che cercano di fuggire, ma c'è anche l'impulso a fuggire dalla paura, dalla fame, quindi è una forza di propulsione fortissima che vediamo si appunto delinea a livello mondiale. I siti di transito quindi sono un luogo chiave che determinano questi flussi, questi movimenti, così come sono stati punti nodali per l'universo concentrazionario negli anni 30 e 40 del Novecento. E le analogie fra queste tipologie di transito sono molto importanti perché appunto sono in costante cambiamento. Ma poi quali sono, cosa sono questi punti di transito, questi campi di transito, questi in un'ottica spazio-temporale? Campi e siti di transito emergono quindi anche come siti temporanei tipicamente e anche come punti, per così dire, di collo di bottiglia, di convergenza, ma anche poi di smistamento, di reflusso, quindi che generano anche varie figure di cittadinanza piuttosto che di forza lavoro. Quindi a volte sono anche luoghi di produzione di massa. Pensiamo ad esempio a appunto i centri di messa a morte, e questi furono anch'essi in un certo modo dei centri di produzione. Quindi vediamo che poi ci furono altre visioni, pensiamo a Ellis Island, un'altra zona di transito a New York, e dove transitarono 20 milioni di migranti in un periodo piuttosto breve e stavano lì poche ore e dovevano sottoporsi a una procedura burocratica, a un controllo medico, e quindi passavano da questo collo di bottiglia e accedevano a una forma di cittadinanza. Quindi quello fu un punto di transito che generò cittadinanza per gli Stati Uniti in un modo nuovo. Quello che colpisce di Ellis Island e che ci consente di fare un'analogia rispetto a campi molto diversi come Fossoli è la somiglianza anche dell'elaborazione, cioè che così come in certi campi di messa a morte le persone nel giro di poche ore venivano come trasformate, processate, elaborate, anche lì in poche ore queste persone venivano appunto prese in carico e sottoposte a una procedura. Ovviamente il risultato è completamente diverso. Abbiamo in un caso una cittadinanza produttiva, attiva, nell'altro caso invece abbiamo un futuro non all'insegna della vita, bensì all'insegna della morte. Questo nell'universo così stazionario. Georges Perec negli anni 70 ha visitato Ellis Island e fu colpito proprio da queste analogie e definì Ellis Island un non luogo, una sorta di luogo senza forma, un luogo di esilio, ma anche un luogo di contingenza, di errance e espoir, quindi erranza e speranza. Ellis Island è un esempio potente di questa temporalità, quindi anche particolare, accelerata dei luoghi di transito, dove nel giro di ore centinaia e migliaia di persone possono passare davvero con una sorta di schiacciamento, dilatazione temporale inimmaginabile. Pensiamo anche ai milioni di ebrei che furono assassinati dai nazisti nel giro di pochissimo tempo. Si tratta di un'analogia potente ma anche scioccante, che però è utile per cercare di definire questa categoria di transito. Poi ci sono anche siti di transito che non sono così produttivi, così rapidi, così come ad esempio Ellis Island. A volte possono invece trasformarsi in qualcosa
di sospeso, dove si può rimanere per mesi, se non per anni. Possono diventare quindi luoghi di improduttivi, di stand-by, dove si rimane in una sorta di limbo, perché magari si rimane in zone che sono sì sotto controllo di Stato, ma come sospese. E questa è un'altra dimensione molto importante che emerge dai siti di transito, quella della temporalità. Credo che sia un altro aspetto interessante su cui concentrarci nella nostra conferenza. A differenza di Ellis Island, tipicamente questi siti di transito e questi campi di transito sono di minore scala. Anche questo è un aspetto importante, concentrarsi sulla taglia, per così dire, anche il modello. Di solito ci sono campi locali, piccoli, all'interno di comunità locali, integrati bene. E ancora una volta, vediamo che a differenza anche dei modelli che magari abbiamo nella nostra mente, dei campi di concentramento, che sono magari nascosti o comunque lontani, quasi negati, quasi non voluti vedere dalla popolazione locale, ebbene abbiamo invece un'apertura appunto potente, anche nell'apertura del film di Lanzmann, Shoah, dove appunto si vede questa sorta di apparentemente invisibile da parte della popolazione locale luogo. E però ecco, invece i campi di transito di solito erano sempre ben integrati e radicati nelle comunità locali, e poi vediamo come anche nel caso di Fossil erano luoghi mutevoli, quasi malleabili, che cambiavano in continuazione, non solo architettonicamente ma anche nella loro funzione, anche sotto diciamo controllo di varie entità, regolato da varie normative. Ho parlato anche quindi dei campi di transito come colli di bottiglia, dove le persone si concentravano per essere tra virgolette trattate, trasformate, elaborate, sottoposte a procedure per generare qualcosa e per inserirsi in una società. I punti di transito, appunto come ci suggerisce la stessa definizione, sono all'interno anche di spesso luoghi che possono far parte anche di una rete di trasporti, quindi transito stricto senso. Ci sono questi campi che spesso sono creati vicino a reti ferroviarie o comunque lungo strade, quindi vicino a punti nodali nelle reti di trasporto e di mobilità. Quindi richiamando sempre questa analogia anche dei colli di bottiglia nei flussi di persone migratori. Però vediamo anche un altro aspetto, spesso sono anche punti d'ingresso, punti appunto di frontiera. E questo si applica anche al cosiddetto campo The Jungle a Calais, oppure a quello di Lampedusa, a quello di Ventimiglia, oppure anche a tutte alle stazioni più grandi come quella di Milano, che non è un punto di frontiera, ma è comunque uno snodo, una piattaforma di snodo, e questo ci richiama anche all'Ellis Island. Quindi c'è una sorta di combinazione ibrida fra funzioni, connessioni con altre reti e ovviamente la connessione con le reti di trasporto. È molto importante e definisce anche qualsiasi tipologia di modernità nell'ambito di una globalizzazione sempre più all'insegna anche dei flussi, non solo di persone ma anche di scambi commerciali. E questi campi possono avere vari status, per così dire. Ad esempio Fossoli ha una sua identità, ma ci sono anche altre possibili identità, quindi campi di transito ad esempio possono essere istituzionali o informali, possono essere sottoposti a controllo e gestione della polizia piuttosto che regolati da diritto nazionale o internazionale, possono essere anche strutture improvvisate, informali, senza un controllo rigido e strutturato, possono essere anche creati come risposta a una situazione di emergenza, di una crisi, di una catastrofe internazionale, piuttosto che di un conflitto, di una crisi di carestia, piuttosto che situazioni migratorie di emergenza, possono essere, per così dire, nascosti alla popolazione locale, oppure invece essere aperti, creando una sorta di flusso osmotico appunto fluido con la popolazione locale. Poi ci possono essere anche lotte per il controllo di siti di questo tipo, ma dipende, vediamo che di solito c'è una sorta di struttura di controllo dall'alto verso il basso, verso in questi siti di transito, ma vediamo che ci può essere
essere anche una lotta per il controllo poi dei significati, della memorialità di questi luoghi, come preservarli successivamente. Quindi vediamo che c'è proprio tutto un sistema di più ampio respiro a livello internazionale, a livello transnazionale, quindi anche di espulsioni, violenze, piuttosto che di varie modalità di gestione e produzione di cittadinanza. Poi c'è anche la possibilità di trattative rispetto al controllo del significato della memoria di questi siti. Oltre a tutto questo, vediamo che c'è poi anche un'ottica temporale in cui si snoda la storia di questi campi, perché poi questi campi possono essere anche visti come luoghi in un certo senso di resistenza, possono essere anche luoghi che dove prendono forme tipologie inusuali di domesticità, quindi dove anche, non so, c'è poi anche una sorta di concetto di senza fissa dimora, di apolidi. Quindi ci possono essere nuove comunità che prendono forma in questi luoghi. Nando Sigona ha scritto un articolo piuttosto incredibile, con un neologismo che appunto definisce la cittadinanza dei campi, quindi un neologismo che spaventa, ma può essere anche una nuova categoria. E non è la stessa cosa della vita, per così dire, di cui parlava invece Agamben, e qui parliamo di una nuova tipologia di cittadinanza. Quindi credo che Fossoli quindi sia un esempio potentissimo dell'ampio raggio di significati che si possono attribuire a questi siti di transito in un'ottica verticale e orizzontale, considerando tutte le dinamiche che ho citato, sia rispetto alla storia che rispetto alla modernità, quindi rispetto anche alle strutture, agli spazi, alle modalità di utilizzo, di riutilizzo o di disuso, quindi con tutti i collegamenti anche con altre reti, come ad esempio di trasporto. Quindi spero che quindi ascolteremo ancora molte più riflessioni nell'ambito di questo programma così ricco, e anzi sono impaziente di apprendere sempre di più sui punti di vista di analisi dei campi di transito nei prossimi giorni.